legge sul Tempo di oggi di un tutino Novax candidato con Zingaretti e di un tutino anti-scienza. Beh, perlomeno non parlano di me, perché non ho nulla a che spartire con gli antiscienza, anzi lavoro esattamente sulla comprensione di cosa sia scienza e di cosa sia la ricerca metodica contro l'idea di una verità assoluta detenuta dalla scienza. Questo è quello che insegno e che insegno anche a scuole su cui lavoriamo a livello di filosofia della scienza. D'altra parte, anche dire Novax non ha alcun significato. Quello che propongo è che coloro i quali vogliono, pretendono di scegliere sul proprio corpo, con il proprio medico, un percorso che non sia quello dell'obbligo vaccinale, abbiano tutto il diritto a perseguire questo percorso. In regione, che è il momento attuale e che si può leggere nel corpo dell'articolo, in regione propongo che ci sia una assegno mensile a chi è costretto dalla legge nazionale dell'obbligo sui vaccini a lasciare la scuola. Questo assegno mensile, che io individuo in 600 euro, può consentire a chi è costretto dalla legge nazionale, in quanto non vaccinato, a lasciare la scuola, di auto-organizzarsi con altre famiglie in comunità di homeschooling, ovvero scuola a casa, come avviene già in gran parte del mondo in cui ci sono diverse realtà di homeschooling. Questo consentirebbe esperienze pedagogiche di libertà anche diverse dalla scuola pubblica, farebbe bene alla scuola pubblica, fa bene alla libera scelta e soprattutto fa bene anche alle tasche di quelli che vengono cacciati vergognosamente da scuola, anche perché lo Stato risparmia su di loro circa 2.000 euro al mese e dunque può ben spenderne 600.